la senti questa voce. Chi canta l'amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 139. Buon sabato, è la prima volta che andiamo in onda di sabato, ma le circostanze ci obbligano a farlo. Buon sabato 19 luglio, anzi 18 luglio scusate, è un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, il Bari è in finale, supera 2-1 la Carrarese nei tempi supplementari e si conquista la finale contro la Reggiana. Puntata odierna dedicata a quanto accaduto ieri al San Nicola, con commenti, interviste, analisi del match, pagelle e quant'altro. Ma avremo con noi anche un graditissimo ospite per gli approfondimenti a questa partita. Bene, partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio odierno, come in ogni post partita, con me il giornalista del quotidiano di Bari, Marco Iusco. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Nicola, un saluto ai nostri radioascoltatori ed è un piacere che durante tutta questa stagione, lo faccio ora che siamo quasi alla conclusione, ci siamo sentiti anche per un tè caldo e mercoledì sera ci sarà quest'ultimo appuntamento, l'ultimo atto quasi con dispiacere ma con fierezza, perché siamo lì a giocarci la finale. È vero, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati fino in fondo e questo è quello che conta. Allora, vi ricordo i contatti per interagire con noi: il 393 949 7483. Ripeto, 393 949 7483, il numero per i vostri messaggi, note vocali semplici chiamate. Altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker, utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. Bene, veniamo ora al sondaggio odierno, sondaggio che riguarda la gara, la prestazione del Bari di ieri. Interrogativo non di semplice soluzione quello odierno. Oggi vi chiediamo: giusto soffrire sino ai supplementari o il Bari poteva chiuderla prima questa partita? Cioè, è stato giusto arrivare ai supplementari, la partita era da extra time, oppure il Bari poteva chiuderla prima e quindi evitare ai tifosi di soffrire fino al 119esimo minuto, quando Simeri ha segnato il gol del 2-1. E allora il Bari ce la fa, vola in finale contro la Reggiana, si giocherà mercoledì 22 luglio. Tanta sofferenza nella puntata pre-gara, in quella di ieri avevo detto che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quella contro la Ternana, e così è stato. Bari che ha mostrato una migliore condizione fisica e una miglior capacità di palleggio. È vero che la Carrarese ha colpito due legni, ma a me personalmente non ha dato mai l'impressione di poter impensierire i biancorossi, che hanno sfruttato la maggior prestanza fisica, l'abbiamo detto anche ieri durante Prendiamoci un tè caldo, nell'intervallo del match. Bari che dopo il bel gol di Cesare ha sfiorato in almeno altre tre circostanze il raddoppio, due volte con la Ribi, una volta con Costantino, per poi iniziare purtroppo a gestire la partita, complice anche il cambio di modulo: dal 4-3-1-2 si è passati ad un più prudente 5-3-2, che ha trasmesso inevitabilmente coraggio agli uomini di Baldini, che hanno trovato il pari allo scadere. L'impressione è che se il Bari avesse continuato a giocare avrebbe trovato prima o poi il 2-0 e chiuso inevitabilmente i giochi. Nei supplementari è iniziata una nuova partita e paradossalmente si è visto un Bari più brillante rispetto a quello visto nei tempi regolamentari. Strameritato il gol vittoria di Simeri, che aveva sbagliato però anche un altro gol facile nel primo tempo supplementare sotto la curva nord. Clamorosa anche la doppia parata del portiere della Carrarese su una doppia conclusione di Terrani, senza dimenticarci la traversa colpita da Antenucci al termine di una grandissima giocata personale. E ora si va in finale contro la Reggiana, ma questa è un'altra storia. Marco, che Bari hai visto? Allora, io sì, se nel primo tempo ti ho detto che stavo assistendo a uno dei migliori Bari a livello stagionale,
perché a prescindere dal risultato di 1-0 e quindi da quel colpo di testa di Valerione di Cesare, ho visto un Bari che mi ha entusiasmato, un Bari che giocava col cuore, un Bari che voleva vincere contro un avversario sicuramente di spessore, perché comunque sono arrivati secondi nel loro girone che con i dovuti distinguo sicuramente era più abbordabile rispetto a quello del Bari. Nella ripresa, come già anticipato tu, con i cambi che ci sono stati, un Bari che ha abbassato il baricentro come ha fatto in altre occasioni dopo essere passato in vantaggio e alla fine ha ceduto il fianco a un ritorno degli avversari. Ritorno che comunque Nicola dagli avversari fino a un certo punto, perché comunque se non ci fosse stata quella disattenzione, Gigi Frattani non è stato impegnato severamente a differenza Assolutamente. di altre partite. Quindi alla fine dei punti la vittoria è legittimata ed è ampiamente meritata. L'unica cosa che non sono contento è in questo caso dell'arbitraggio, della direzione arbitrale, dove già nel primo tempo Fortuna doveva essere buttato fuori. Poi nella ripresa ci sono stati altri giocatori che andavano buttati fuori. Io non vorrei, la sollevo in questa tua bella opportunità che mi dai, non vorrei che si sta creando da diverso tempo una sorta di antibarismo, cioè della serie che purtroppo il Bari sta antipatico a tante società. E quindi l'arbitro che è venuto a dirigere la gara, non in malafede, però sicuramente a mio avviso è stato un po' condizionato da tutte le polemiche che ne sono nate, non solo nell'ultima gara. Questa è Ma la polemica. io credo che l'arbitro, cioè la direzione di gara sia stata positiva. Non ho visto grandi ingiustizie né da una parte né dall'altra. Ha arbitrato tutto sommato bene. Ricordiamoci anche di quella manata di Sabbione nel primo tempo che poteva costare anche il cartellino rosso al calciatore del Bari. Quindi non credo. Sono d'accordo con te sul clima che si è creato in tutta Italia, basta leggere anche un po' sui social, tanti tifosi di altre squadre, insomma, stanno tutti gufando contro il Bari, quindi questo è vero, che ci sia un clima, che l'antibarismo sia scoppiato, questo è fuor di dubbio. Però per quanto riguarda ieri non ho visto un arbitraggio così, diciamo, condizionato, assolutamente no. Anzi, non ho nulla da dire, almeno poi magari mi sfuggerà qualcosa, però non ho visto episodi clamorosi. Allora, vi ricordo il quesito odierno: giusto soffrire sino ai supplementari? Il Bari poteva chiuderla prima. 393 949 7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Leggo qualche messaggio. Allora, c'era un messaggio di Giuseppe, vediamo se riesco a beccarlo. Arrivato questa mattina di buon'ora, il buon Giuseppe ci aveva mandato un messaggio, però in questo momento non riesco a beccarlo. Vabbè, lo becchiamo in un'altra maniera, in un altro modo. Intanto c'è Michele che ci scrive: ciao Nicola, la partita a mio avviso si poteva chiudere nei 90 minuti, ma si sa, noi siamo tifosi di una squadra che ci fa soffrire e soffriremo fino alla fine. Vorrei sentire un tuo pensiero su tutto quello che è accaduto al termine con la rissa e delle foto versione Malatella del portiere Forte. Poi Boris: il Bari poteva chiudere prima la partita, bisogna essere più cinici nelle partite che contano. Spero in un Bari spietato, cinico e voglioso che possa gettare il cuore oltre l'ostacolo in finale contro la Reggiana. Arbitraggio da rivedere, questo lo scrive Boris. Allora, per quanto riguarda il nervosismo, diciamo che non lo accetto, il nervosismo a fine partita da parte dei dirigenti, dei membri dello staff tecnico della Carrarese, cioè, non lo accetto perché era completamente esagerato, non c'era motivo di fare, addirittura ci sono state delle minacce, c'era un tizio che minacciava incontri successivi nello spogliatoio, insomma, esagerato. Però c'è anche da capire, insomma, si giocavano dopo 70 anni la possibilità di andare in Serie B. Veder sfumare questa opportunità a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari con i rigori che ormai incombevano, ci sta. Dobbiamo comprendere il loro nervosismo, anche se non bisogna assolutamente accettarlo e bisogna nella maniera più assoluta condannarlo. Marco, Bari, che è Carrarese, che ha mostrato un certo nervosismo, tu eri allo stadio, insomma, non si respirava una gran bella aria, no? No, però aggiungo che non trovo, appunto, non giustifico
giustifica assolutamente questo comportamento da parte loro, perché se devono piangere si devono piangersi addosso dei loro, della loro poca brillantezza, permettimi di dire, Nicola, perché mi aspettavo molto di più dalla Carrarese, invece è venuta qua per impostare la partita sulla battaglia sui nervi, mi è andata male, alla fine hanno fatto pochi tiri in porta, pochissimi nello specchio e soprattutto nel finale il portiere in primis, forte, si è reso protagonista, insomma, anche con gli addetti ai lavori, con i fotografi a bordo campo, e doveva pensare più a giocare, è stato bravissimo a parare perché ha fatto almeno 6 parate decisive, quindi diciamo piuttosto ti lamenti con i tuoi compagni o comunque magari con i giocatori in campo dell'altra squadra, piuttosto che magari inveire da frustrato e assumere le mie responsabilità contro qualcuno a bordo campo, e questo lo trovo davvero sconcertante, così come l'espulsione di Caccavallo della Carrarese e di altri giocatori che andavano buttati fuori, Foresta, e c'è un altro che ha fatto un intervento da tergo cattivissimo su Antenucci. Io penso che in contropiede, sì, bravissimo, sì, nella vita si può essere vincitori e vinti, e quindi manca ancora la cultura della vittoria e della sconfitta, perché comunque oggi ieri eravamo a giocarci una semifinale di un playoff, però ti posso assicurare, perché l'ho vissuto in questo caso in primis, in prima persona a Castellammare di Stabia, nella partita con la Cavese, aggressioni verbali e quasi arrivare con fare minaccioso da parte dei tifosi, dove non c'era neanche un poliziotto, un carabiniere a difendere i giornalisti che stavamo là a fare il loro lavoro. Quindi penso che in queste categorie di semiprofessionismo ci dovrebbe essere maggiore controllo e i commissari di Lega che sono presenti devono fare meglio il loro lavoro, anche perché penso che sono pagati molto bene, devono stare più attenti a queste situazioni. Intanto c'è un amico in linea, ciao, benvenuto, tanto lo capirai. Buongiorno ragazzi, ciao Nicola, Daniele. Ciao Daniele. Io mi voglio soffermare a degli episodi, ovvio, magari dopo la partita, però perché, magari anche all'ospite in particolare voglio chiedere, perché alla fine della partita i giocatori della Carrarese sono andati contro Costa e in particolare Fimeli, e poi il gesto, non so se l'avete visto, il gesto del portiere con le mani, beh, dovrebbe essere secondo me preso delle provvedimenti dei provvedimenti, come è stato fatto quel povero di Malatella, è la stessa cosa ne pensate? Va bene, ciao Daniele. Allora Marco, che ne pensi? Sì, allora, per quanto riguarda Simeri e Costa, mi sembra evidente, sono stati i calciatori che hanno generato il gol, quindi magari c'era un po' di là giustifichiamo la risposta da soli, perché Costa appunto ha fatto l'assist e Simeri l'ha buttata dentro, la possiamo buttare dentro già nel primo tempo, a quel punto il Bari avrebbe vinto 3-1 e quindi non solo 2-1. Per quanto riguarda Forte, ripeto, Forte è andato giù anche con le parole, non solo con i gestacci, ma non, ripeto Nicola, non è solo colpevolizzare il portiere frustrato dalla sconfitta, che ci sta, e quindi come detto tu erano 70 anni, 72 anni che non arrivavano a giocarsi questo traguardo importante che era la finale, perché poi bisognava vedere se andavano a vincere con la finalista, e questo era un altro discorso, ma è tutto un clima di rabbia, di nervosismo. Quando vai a segnare a 120 secondi dalla fine, quindi solamente la via rendata, la fortuna, il via del calcio ti può aver condotto a quel pareggio che magari ti poteva portare di voi, non puoi sperare null'altro, perché le statistiche, che difficilmente mentono e sbagliano, dicono di una Carrarese che in trasferta ha fatto davvero poco, una media di 1,15 punti a partita. Quindi ripeto, venire a Bari contro un Bari motivato, contro un Bari imbattuto, contro un Bari che ha dovuto fare una prestazione importante e anche in difficoltà di rincorsa contro la Ternana, e pretendere che devi vincere a tutti i costi non ci sta. E quindi ripeto, forse la sentivano troppo, hanno sentito troppo la pressione da parte dei loro tifosi, che magari sentivano il peso di dover andare avanti, invece magari sì. Forse da questo punto di vista a Bari, che magari ci lamentavamo, non c'era quello stesso entusiasmo, adesso si avverte di più dopo di ieri. Vabbè, ormai c'era
ormai ci siamo. Abbiamo intanto recuperato il messaggio di Giuseppe che ci scrive: se la partita fosse finita al 90esimo avremmo visto l'ennesimo pareggio. Nel secondo tempo una grande squadra l'avrebbe chiusa. Noi andiamo avanti con i grandi singoli che abbiamo. Speriamo di vincere mercoledì, perché con questa guida tecnica prevedo lo stesso problema il prossimo anno col Bari, che dall'inizio perde punti su punti. Questo, come detto, è un messaggio di Giuseppe. Invece c'è Alessio che ci fornisce delle informazioni. Allora, noi essendo in onda non possiamo verificarle, non possiamo andare a ricercare. Comunque, secondo Alessio, la gara, la finale è ufficialmente alle 20:45. C'era un piccolo dubbio se si dovesse giocare alle 20:30 o alle 20:45, mentre dovrebbe essere ufficiale alle 20:45. Alessio ci fornisce anche le notizie sulle decisioni del giudice sportivo. Tre giornate alle Cese Caccavallo espulso, due a Nardini, staff della Carrarese, e due a, dovrebbe essere Caccioli forse, Caciroli, non so che cosa. Poi si è sbagliato a scrivere, non so se è stato espulso anche Caccioli ieri. Marco, a te risulta? No, si era parlato quando sono in tribunale, ma poi ho verificato, non è stato espulso il tesserato del Bari, collaboratore di Vivarini. Ok, allora Caciroli dovrebbe essere un membro dello staff della Carrarese. Va bene, sempre adesso ci scrive: prendiamo il lato positivo, prendere un gol nel recupero a livello mentale sarebbe potuto essere un colpo da KO. Invece non solo non siamo morti, ma siamo riusciti a tornare in vantaggio. A me sembra che siamo un grandissimo gruppo, uniti e tutti utili e ligi alla causa. Sono d'accordo, il Bari ha dimostrato sicuramente di essere un gran gruppo. Colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it online, come ogni post gara, il topic che permette di votare i tre migliori in campo di questo Bari Carrarese. Vediamo un pochino chi sono i più votati dopo questa partita. Allora, al primo posto c'è Simone Simeri con il 25% delle preferenze, seguito da Di Cesare, e poi Di Cesare col 22%. Poi terza posizione per Antenucci con il 14%. Quindi Simeri, Di Cesare, Antenucci. Sei d'accordo, Marco? Solo con Antenucci perlomeno mettere almeno un pari merito con Costantino, perché era la sua prima gara da titolare, è andato almeno tre volte, ho contato, due volte nel primo tempo, un'altra volta nella ripresa, forse addirittura due, quindi un ragazzo che è entrato subito nel cuore della tifoseria, però ieri ha dimostrato anche di essere, secondo me, da Bari. Gli è mancato il guizzo vincente, però anche in questo caso qua do atto al portiere della Carrarese, forte sia da distanza ravvicinata di testa, sia per un tiro defilato, ha fatto partire la botta di sinistro e ha parato. Quindi, ripeto, mettere al terzo posto Costantino, magari a pari merito con Antenucci, Simeri per secondo perché ha fatto il gol vittoria, però ha sbagliato quel gol nel primo tempo dell'extra time, e poi imperioso gigante della difesa Valerio Di Cesare, in questo caso al primo posto. Intanto abbiamo recuperato le decisioni del giudice sportivo. Allora, dobbiamo rettificare: Caccioli è stato espulso, quindi però andiamo con ordine. Ammonizione per Matteo Scala, dirigente del Bari, poi squalifica per due gare e ammenda di 500 euro per Caccioli, stesso discorso per Nardini Mauro della Carrarese. Squalifica per tre gare, l'abbiamo già detto, effettive per Caccavallo della Carrarese. Squalifica per una gara con recidività in ammonizione come seconda infrazione per Ciancio e Foresta della Carrarese, ammoniti, questo lo sappiamo, gli ammoniti di ieri, però giusto ripeterli, sono Ciofani, Amlilli e Sabbione per il Bari. Quindi Caccioli è stato espulso, non ci sarà nella finale di mercoledì, il collaboratore di Vivarini. E ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, restiamo collegati col forum di orgogliobarese.it, leggiamo qualche commento dei tifosi iscritti. Donda 22, soffrire ci stava, eravamo morti e lo erano anche loro, solo che era mascherato dai quattro cambi offensivi fatti. Nei supplementari, nonostante fossimo a terra, abbiamo
messo fuori gli attributi, come mai avevo visto fare a questa squadra. Poi Pierre sottolinea un qualcosa di interessante dal punto di vista della cabala. Bari Carrarese come Germania Italia del 2006, Simeri al 119esimo minuto come Fabio Grosso in quella partita, che sia di buon auspicio, non aggiungiamo altro. Poi Pier 01, stavolta ahimè il fisico c'entra poco, poi è proprio una questione di testa, una squadra che dal 70esimo rinuncia a giocare è solo fragile mentalmente. Se fossero stati morti fisicamente, quei supplementari strepitosi non si spiegherebbero. Poi l'utente Teriel, partita incredibile, solo per caso e sfortuna non siamo andati sul 2-0. Il vero difetto è la fragilità mentale quando dobbiamo controllare la partita nell'ultimo quarto d'ora. Poi Mazinga Biancorosso, secondo me abbiamo giocato benissimo, Forte ha fatto almeno 7-8 parate salva risultato, hanno giocato tutti benissimo, eccezione fatta per Scavone, che però ha la sua utilità. Poi l'utente Red Spade, decisamente meglio noi della Carrarese, l'avrei scritto anche in caso di uscita dai playoff. Purtroppo Vivarini non ha ancora capito che se giochiamo sempre con la mentalità che sei sullo 0-0, allora non ce ne sarebbe per nessuno. L'abbiamo dimostrato nei supplementari. Marco, come ti spieghi i tempi supplementari del Bari? Perché il Bari, l'abbiamo detto prima, l'ho detto prima in fase di presentazione, ha giocato meglio nei supplementari rispetto ai tempi regolamentari. Secondo me è semplicemente un passaggio della partita, perché ho ascoltato attentamente quanto ha detto Vivarini alla vigilia della gara e ha fatto inconsciamente, forse inconsapevolmente, il riassunto di quella che poi è stata la gara, perché ha detto ci potremo trovare a passare in vantaggio, a dover rincorrere e poi a riprendere la gara, così come anche a mantenere la gara. E Nicola, alla fine, se andate ad analizzare nello specifico la gara, in realtà è andata così, perché il Bari dopo l'1-1, giunto al 92esimo, proprio i primi 2 minuti magari ha perso un po' la testa, fino a quando comunque negli ultimi 10 minuti del primo tempo. E poi è cominciata una nuova gara negli extra time. Un Bari che si sono radunati a cerchio i giocatori, li ho visti molto attenti, molto uniti, molto compatti, piuttosto che il grido che sembravano gli All Blacks da parte della Carrarese, ma poi alla fine non hanno fatto nulla per impensierirci. Un Bari che ha voluto vincere, come se il Bari ha ricominciato a giocare come nel primo tempo. Non dire neanche un Bari dal doppio volto. Il Bari è questo, prendiamone atto. Non fa il bel gioco brillante, Vivarini non aveva scelto questi ragazzi, però li ha saputi motivare, ha cercato di mettere le trame nella migliore dei modi. Poi ha sicuramente dei difetti, ha fatto qualche errore, tipo io ho visto Maita, sono innamorato di Maita calcisticamente, ha messo quel filtrante per Costantino che è stata una favola. Probabilmente se quel passaggio l'avesse avuto Mirko Antenucci bucava la rete, diciamola pure tutta in maniera schietta la cosa. Però ripeto, gente come Maita e Schiavone o presumo che li ha voluti far riposare in vista di una finale, così come Tardicese è riuscito acciaccato che si è toccato la coscia, e Simeri che magari l'ha fatto entrare con la rabbia, con la cattiveria. E quindi penso a questo tipo di scelte piuttosto che altre. Quindi un Bari che nel corso dei 90, dei 120 minuti è sempre lo stesso, magari cala in certi frangenti della gara e poi riprende. È successo la stessa cosa, se ti ricordi, il 9 marzo a Catanzaro. Ci sentimmo a fine primo tempo per parlare di un Bari che stava giocando bene, inizio il secondo tempo ci prendiamo il gol e per poco perdevamo pure. Quindi un po' questa è la faccia del Bari. Siamo lì, mancano 90-120 minuti o più eventuali calci di rigore e ce la dobbiamo giocare. Io nella mia analisi pre-partita avevo detto che mi aspettavo una partita che finisse su, ma non per fare il gufo, perché giunti a questo momento ci È aspettiamo dura. partita alla morte. È dura, quindi non è la partita con la cavese, né tantomeno sono dichiarazioni di facciata che ha fatto oggi il mister Vivarini, ne parlerei successivamente Sì, col sì, 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 sì. collega, però dico, sono super, lascio il tempo che trovo, nel senso per dire che c'è il pubblico, col pubblico vincevamo 4-0. Certamente, però ovviamente con i se e con i ma nessuno fa la storia. La storia siamo noi, la dobbiamo scrivere ancora mercoledì sera. E speriamo di scrivere una storia, una bella storia a lieto fine. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista del quotidiano di Bari, Marco Iusco, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Marco, grazie mille, appuntamento alla prossima. Grazie a te Nicola, grazie. Ciao Marco.
Bene, questo Marco Iusco, allora, noi siamo giunti al momento della rassegna stampa. Partiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, che titola Suda, soffre e vola in finale. È un Bari dai cuori forti, apre Di Cesare e poi il pari. Simeri chiude i conti nel secondo tempo supplementare. E adesso il gran colpo finale per la B, ma il Reggio Audace è assetato di gloria. Questo è un pezzo di Fabrizio Nitti. De Laurentiis, pazzo di gioia, è stata la notte più difficile. A un certo punto ho avuto paura che la squadra mollasse. Queste le dichiarazioni di De Laurentiis. Per quanto riguarda le pagelle, Di Cesare sa far tutto. Simeri spacca match, Sabbione si distrae. Queste le pagelle sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Passiamo alla Gazzetta dello Sport. Reggiana Bari, Simeri in extremis e Vivarini esulta. Rabbia Carrarese. Gazzetta dello Sport invece edizione regionale, articolo di Onofre Dellino, bellissimo essere in finale, davvero dura, grande Bari, il presidente De Laurentiis pensa alla finale con la Reggiana, Vivarini ancora i brividi, sarebbe stata una vera beffa. Corriere dello Sport, Simone Simeri trascina il Bari in finale, la Carrarese di Baldini trova il pari nel recupero con Piscopo, poi i supplementari, gol dell'attaccante. Infine, Corriere del Mezzogiorno, il Bari in finale all'ultimo respiro. Simile allo scadere del secondo supplementare, firma la rete della vittoria. Ebbene, questa è la rassegna stampa. E ora siamo giunti allo spazio dedicato alle interviste. Ascoltiamo le parole di Vivarini, di Cesare e Simeri, parole raccolte dal canale ufficiale del club. Tanto non capirai. Siamo contentissimi, contentissimi perché diciamo. L'obiettivo è quello di passare il turno, l'abbiamo fatto, siamo in finale, quindi abbiamo festeggiato dentro lo spogliatoio, mi è piaciuto tantissimo l'entusiasmo che abbiamo acquisito, mi è piaciuto anche lo spirito che abbiamo avuto nei tempi supplementari, non era facile superare quel gol preso all'ultimo minuto di recupero, quindi tutti i segnali positivi. Dobbiamo mettere in conto di soffrire, soffriremo anche in finale, ma ce la faremo. Avevamo preparato una partita per avere forza anche nei supplementari, avevo calcolato un po' anche il discorso dei rigori, perché io non ho mai visto una partita di playoff che si chiude facilmente, sono sempre partite che si giocano alla morte. Noi per esempio non avevamo parlato in settimana che se andavamo in vantaggio di non gestire il risultato ma di continuare a giocare, di continuare a fare la nostra partita. Invece, inconsciamente, come è capitato la volta scorsa, nei momenti in cui siamo in vantaggio, chiaramente, ma è anche normale, una squadra si mette a gestire il risultato, ce l'avevamo fatta. È chiaro che il gol preso all'ultimo minuto di recupero poteva tagliare le gambe a qualsiasi squadra, mentre invece abbiamo di nuovo dimostrato valori morali importanti che ci ha permesso poi di venire. Quindi, avevo tenuto un pochettino a riposo Simeri proprio perché sapevo sia Simeri che Costa, sapevo che se dovevano entrare, cioè che sarebbero entrati a partita in corsa e avrebbero avuto la forza di spingere, tanto è vero che l'azione del gol è nata proprio sulla spinta di Costa che ha messo la palla per Simeri, quindi diciamo abbiamo gestito bene le energie, siamo arrivati anche molto bene fisicamente ai tempi supplementari. Questa è una cosa molto importante perché comunque adesso dobbiamo recuperare le forze, ma in prospettiva della finale, insomma, il fatto di stare bene fisicamente è una bella soddisfazione. Tanto non capirai. È stata veramente una gioia immensa, è stata una partita secondo me dominata, però come al solito abbiamo sofferto, però sono stra felice perché comunque abbiamo ottenuto questa finale che è un primo step. Adesso manca l'ultimo passo per il nostro obiettivo, che sarà difficilissimo, ma ormai ci siamo. Questo sì, abbiamo avuto secondo me due o tre occasioni da gol dove potevamo fare il 2-0, in queste partite poi si sa, appena sbagli un pochino le puoi riaprire. Però voglio fare i complimenti veramente a tutti quanti e dire che sono veramente orgoglioso. Non so come andrà a finire, però sono veramente orgoglioso di far parte di questo gruppo. E mi dispiace sentire ogni tanto qualche critica perché non ce la meritiamo assolutamente. Cioè, stiamo veramente, veramente dando l'anima perché tutti quanti vogliamo arrivare a questo obiettivo. Penso che abbiamo pianto in campo e questa è la dimostrazione di quanto questa squadra crede
nell'obiettivo, e quindi mi dispiace ogni tanto sentire qualche critica, per me sono ingiuste e basta così. Tanto non capirai. Sembrava stregata perché mi è capitata una sola occasione e dovevo sfruttarla al meglio. Così non è stato e fortunatamente mi è capitata la seconda e non ho sbagliato. È stata un qualcosa, un'emozione indescrivibile, perché ci tenevo tanto, come ho sempre detto, ci tengo tantissimo a questa maglia, a questa città. Noi squadra, noi società ce lo meritavamo di andare in finale. Quindi sono stracontento, strafelice di aver fatto il gol vittoria. Sembra strano, ma ho sentito un boato impressionante. Forse è stato magari dalla panchina, da quelle poche persone che erano in tribuna, dette ai lavori e tutto, ma un boato come se c'erano 53.000 persone allo stadio. Abbiamo sofferto tanto, però il cuore va oltre l'ostacolo, quindi noi ci tenevamo tanto ad andare in finale e ce l'abbiamo messa tutta. Questo è un retroscena particolare, perché lui ieri mi ha detto: ti voglio risparmiare perché mi serve qualcuno che, se dovessimo andare supplementari, mi risolve la partita. E così è stato, quindi sembra strano, ma è così. Adesso andiamo a Reggio Emilia a prenderci la Serie B. Tanto non capirai. Allora, dice bene Simeri, andiamo a Reggio Emilia a prenderci la Serie B, ma noi siamo giunti allo spazio dedicato all'approfondimento per commentare nei dettagli quanto accaduto ieri a San Nicola. Abbiamo con noi il giornalista della Voce Biancorossa, il grande Nanni Campione. Buon pomeriggio Nanni, benvenuto. Grazie a voi per l'invito e per il grande, buon pomeriggio a tutti voi. Grazie Nanni. Allora, se avete domande da rivolgere a Nanni Campione, la nostra chat di speaker, altrimenti il 393-949-7483. Allora Nanni, possiamo dire finale meritata da parte del Bari, no? Sì, finale meritato, ma naturalmente abbiamo visto tutti, finale anche sofferto, perché come tutte le grandi passioni, se non si soffre non c'è gusto. Questa è stata un'altalena di emozioni che conserveremo sempre nei nostri ricordi, risolta da Simeri, che è un po' anche, diciamo, l'uomo simbolo di questo Bari, che non si arrende, tenace, orgoglioso, rabbioso. Quindi onore a lui per averci regalato questa giornata indimenticabile. Bari, che forse ha avuto il torto di non chiuderla nei tempi regolamentari, sei d'accordo? Eh sì, purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ci sono questi, diciamo, cali un po' di tensione della squadra, dall'inizio del campionato che ci sono questi problemi. Naturalmente tutto è bene quel che finisce bene, però c'è sempre una sofferenza di più, è come se il Bari avesse un cortocircuito a un certo punto, nonostante l'esperienza dei calciatori, il tasso tecnico che è elevatissimo, delle volte manca quella continuità necessaria, come hai detto tu, per chiudere la partita e per restituire soprattutto tranquillità ad un ambiente come il nostro. Ecco, venendo ai singoli, chi ti è piaciuto di più e chi invece ti ha deluso? Se c'è qualcuno ovviamente che ti ha deluso. Beh, guarda, io non parlerei di delusioni, perché poi alla fine corriamo il rischio forse anche di destabilizzare da un punto di vista psicologico qualcuno che forse ha giocato un po' sottotono. È una vittoria comunque del team, della squadra, del gruppo, un gruppo molto coeso, come ha sottolineato Capitan Di Cesare. Quando si vince non c'è spazio per le critiche, anche perché poi abbiamo un appuntamento molto importante, decisivo, strategico. C'è in ballo non solo tutta la stagione, ma c'è in ballo ci sono in ballo le ambizioni di una città, della tifoseria, il programma di una società che ha investito quest'anno come non mai, per cui promossi tutti con sei abbondante. Tutti promossi. Allora, ne abbiamo parlato prima, molti tifosi ci hanno sollecitato su questo argomento. Diciamo che non è piaciuto l'eccessivo nervosismo da parte della Carrarese nel finale di gara. È successo di tutto, anche loro si sono lamentati dell'arbitraggio, insomma molto molto nervosi quelli della Carrarese. Cosa ne pensi e poi come valuti invece l'operato del direttore di gara? Guarda, il direttore di gara era conosciuto per essere una persona abbastanza fiscale, intransigente. D'altra parte, in 20 partite arbitrate nel corso di quest'anno, ce ne sono state, vado a memoria,
43 ammonizioni, quindi si sapeva che era abbastanza fiscale, ci sono state anche le ammonizioni durante la partita. Penso che questo discorso degli arbitraggi sia un po' una nota stonata, sì. Quando la gente non sa dove aggrapparsi, è successo con il Carpi, aveva portato avanti l'idea di un complotto addirittura tra De Laurentiis e la FIGC, è successo con la Ternana, succede con la Canarese, anche perché vorrei dire, se gli arbitri dovessero sbagliare, poi alla fine sbagliano, dico, dappertutto, da una parte e dall'altra. Secondo me è una partita difficile, naturalmente una partita nervosa, perché la posta in palio era importante per tutte e due le squadre, però non mi è piaciuto l'atteggiamento, comunque abbastanza, vorrei dire cattivo, forse un termine un po' troppo, però molto nervoso, più di quelli del Bari, della Canarese, che era arrivata comunque a questo traguardo, certo. Diciamo sulle ali anche dell'entusiasmo, era stata un po' la sorpresa, forse ha sciupato tutto nel finale. Sì, ha rovinato tutto quello che di buono e di bello aveva costruito con quell'atteggiamento, hanno rovinato con quell'atteggiamento assolutamente inconcepibile nel finale di gara, ma diciamo, come ho detto prima, il nervosismo può anche starci, la reazione eccessiva no. Vi ricordo che siamo... La reazione eccessiva no, anche perché ricordiamo poi che comunque Carrara è una piccola città, un piccolo paese, lo stadio di Carrara fa meno di 5.000 posti, insomma questo la dice anche tutta sul fenomeno carrarese. Mi ricordano le favole di una volta, forse del Castel di Sandro, del Cittadella, però è finita così, non è giusto sporcare quella che poteva essere, o è una favola calcistica dei nostri tempi. Sono d'accordo con te. Vi ricordo che siamo in diretta col giornalista Nani Campione. Nani, Bari che paradossalmente ha fatto meglio nei supplementari che nei tempi regolamentari. Come te lo spieghi? Eppure si diceva che il Bari fosse a terra dal punto di vista fisico, invece hanno giocato dei grandi supplementari. Sono d'accordo con tutti voi, hanno giocato dei grandi supplementari sia il primo che il secondo tempo. Oltretutto anche il fatto di far entrare Simeri, diciamo, nella seconda fase della partita è stata una scelta di Vivarini, tattica che ha forse scombussolato anche i piani della Canarese. Hanno giocato meglio, forse anche perché si sono resi conto dell'importanza della posta in palio, erano di quegli appuntamenti da non sbagliare, per cui grinta, determinazione, un po' di sofferenza, poi alla fine hanno fatto la sofferenza, hanno fatto la differenza. Se vogliamo aggiungere anche un pizzico di fortuna, ma ci sta nel mondo del calcio, perché il pallone rotola continuamente, quindi stavolta è andata bene a noi. Ecco, Vivarini ha sorpreso un po' tutti facendo giocare dall'inizio per Rotta, Schiavone, Costantino al posto di Costa, Bianco e Simeri. Alla fine ha avuto ragione oppure no? Sì, alla fine ha avuto ragione, anche perché spesso chi critica il mister, sappiamo che a Bari insomma le critiche non mancano mai, a prescindere dai risultati, ha sempre sottolineato magari la mancata lettura perfetta delle partite, quantomeno degli appuntamenti più importanti, quelli salienti anche nel corso del campionato. Stavolta invece ha voluto osare, ha stravolto un po' i giochi e alla fine il risultato gli ha dato pienamente ragione. Con queste scelte, con questa formazione per alcuni aspetti inedita, ha finito per scombussolare la tattica dell'avversario. E ora finale con la Reggiana, che partita ti aspetti? Beh, una partita difficile, anche perché la Reggiana ha comunque tanta qualità, soprattutto davanti, una squadra che pratica un calcio veloce, anche aggressivo, offensivo da questo punto di vista, è la classica partita che nessuno vuole sbagliare perché pregiudica tutta una stagione. Siamo arrivati fino in fondo, quindi bisogna giocare col coltello tra i denti. Se fino adesso qualcuno magari ha giocato un po' sottotono, ritorno a fare l'esempio di Simeri, vogliamo che tutti giochino con la stessa intensità, con lo stesso agonismo, con lo stesso impegno di Simeri. Le possibilità per toccare il cielo con un dito ci sono tutte, soprattutto sotto il profilo tecnico, perché abbiamo una rosa importante, una panchina lunga, le scelte dell'allenatore possono essere diverse. Speriamo che per una volta magari la fortuna ci dia un'altra mano, perché lo voglio ricordare a me stesso, in 16 partite in casa la Reggiana non ha mai
mai perso, no, c'è sempre una fine, si può sempre interrompere un ciclo, magari toccheranno interrompere quello positivo della Reggiana. Domanda per te da parte di un radioascoltatore. Alessio ti chiede: nel secondo tempo supplementare avevamo più benzina di loro, eppure entrambe avevamo solo una gara nelle gambe. Può essere stato decisivo la preparazione che ha fatto il Bari, sostenuta anche durante il lockdown? Beh sì, senz'altro, le preparazioni, ormai le squadre sono una specie di macchina ad orologeria dove tutti i tasselli non possono essere lasciati al caso e devono contribuire al mosaico complesso. Avevamo più birra di loro nelle gambe, merito anche di una preparazione evidentemente atletica che è stata mirata alle caratteristiche dei giocatori e che stavolta ci ha contribuito ad aumentare il tasso di competitività della nostra squadra. Bene così. Nani, si giocherà a porte chiuse ovviamente anche questa finale, ma tu credi che giocare al Mapei Stadium possa rappresentare un handicap per il Bari? Ma io ritengo di no, perché gran parte dei giocatori hanno un bagaglio di esperienza importante, hanno giocato in Serie B, hanno giocato in Serie A, hanno fatto più volte i playoff, diciamo che sono rodati a questo tipo di emozioni. Certo, ieri sera mi è dispiaciuto che lo stadio San Nicola fosse chiuso, perché sennò la città avrebbe risposto all'appello in maniera entusiastica, lo dico perché come tutti siamo stati incollati ai televisori. Penso che questo non possa essere un handicap per il Bari. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista della Voce Biancorossa, Nanni Campione, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Nanni, grazie mille, sempre un piacere averti con noi, alla prossima e forza Bari. Certo, grazie a voi e sempre forza Bari. Ciao Nanni, grazie mille. Allora, questo Nanni Campione, noi siamo in chiusura, l'appuntamento con Tanto Non Capirai è per mercoledì con la puntata pre-gara. Con me ci sarà come d'abitudine Massimiliano Ancona, ci collegheremo anche con Reggio Emilia per le ultimissime sulla squadra che si giocherà la Serie B con il Bari, vale a dire la Reggiana, la Reggio Audace, chiamiamola come un po' come vogliamo, dove tutto questo sempre qui su Radio Biancorossa, la vostra radio. Forza Bari e ciao. Tanto non capirai.